Ciao, sono Michelangelo Moggia. Oggi voglio presentarti uno dei dipinti più belli e più particolari di Caravaggio, il Sacrificio di Isacco. Questo quadro è stato dipinto nel 1603 ed è ispirato ad un episodio dell'Antico Testamento, quello in cui Dio, per mettere alla prova la fede di Abramo, gli chiede di sacrificargli il suo unico figlio Isacco. Abramo accetta, ma mentre sta per uccidere il bambino, un angelo inviato dal cielo interviene e lo ferma. Caravaggio fotografa proprio questo istante. È un momento molto concitato dove varie forze agiscono una contro l'altra. Isacco grida e si agita per tentare di liberarsi dalla presa ferrea del padre. Lo conferma il pollice dell'uomo premuto sulla sua guancia. Abramo con un braccio cerca di trattenere il figlio, mentre con l'altro tiene ben stretto il coltello col quale sta per colpirlo. Allo stesso tempo tenta di liberarsi dalla presa dell'angelo e sembra non capire perché questo cerchi di fermarlo e non a caso gli rivolge uno sguardo corrucciato. L'angelo infine blocca il braccio di Abramo giusto in tempo e gli indica l'ariete che sta lì a fianco. L'ariete è rimasto impigliato con le corna in un cespuglio e quindi verrà poi sacrificato al posto di Isacco, come se fosse un segno. Come tutti i quadri, in tutti i quadri del Caravaggio la luce ha un ruolo fondamentale. Il gruppo in primo piano infatti viene illuminato da una luce radente, una luce forte che scolpisce i volumi facendoli risaltare ed evidenzia i punti cruciali, ad esempio la schiena e le braccia dell'angelo, il viso e il coltello di Abramo, la spalla e il volto di Isacco e il muso del montone. È una luce che simboleggia inoltre la luce divina in grado di illuminare non solo le forme ma anche la mente, i cuori. A proposito di simboli, anche l'ariete tradizionalmente veniva considerato una metafora di Cristo che si offre per essere sacrificato al posto dell'umanità, che in questo caso è rappresentato da Isacco. Tutto nel quadro è dipinto con molto realismo, sembra quasi una fotografia scattata nel momento culminante dell'azione. Quella che vedi sembra un'immagine reale, concreta, sembra un'immagine di persone in carne ed ossa in tutta la loro umanità. La verità viene raffigurata senza alcun filtro, così come appare. È una delle caratteristiche tipiche dello stile di Caravaggio, come puoi verificare da tante altre sue opere. Il paesaggio sullo sfondo è la rappresentazione di un luogo reale, non è il classico paesaggio ideale che compare in tanti quadri dell'epoca, ed è una scelta anomala per Caravaggio, visto che di solito le sue scene si svolgono al chiuso, o comunque hanno uno sfondo appena accennato e limitato a pochi dettagli. Infine, una curiosità. Qualcuno sostiene che in questo dipinto Caravaggio mandi una richiesta di aiuto in codice al suo protettore, che era il cardinale del Monte. L'artista si starebbe nascondendo perché braccato da alcuni sicari che vogliono ucciderlo. Nel quadro perciò Isacco rappresenterebbe il Caravaggio, mentre l'angelo il cardinale del monte al quale viene chiesto di intervenire per salvare il pittore da chi vuole ucciderlo. L'angelo inoltre indicherebbe con il dito non il montone ma il paesaggio, ovvero il luogo dove il pittore si nasconde. A me personalmente questa sembra un'ipotesi poco probabile, visto che Caravaggio venne condannato a morte e visse poi in latitanza a partire dal 1606, cioè 2 o 3 anni dopo la realizzazione di questo quadro.